la senti questa voce. Chi canta il cuore, la maglia e l'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa, puntata numero 81. Buon giovedì 9 gennaio, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Allora, prosegue la marcia d'avvicinamento del Bari al prossimo impegno fuori casa contro la Viterbese, ma è il calciomercato ad attirare le maggiori attenzioni dei tifosi biancorossi. Ma oggi è giovedì, puntata quindi dedicata anche al passato biancorosso. Anche quest'oggi azioneremo la nostra macchina del tempo, la macchina del tempo di Tanto non capirai, immancabile il nostro sondaggio nostalgia e il doppio ex che quest'oggi interverrà in diretta e tra poco sarà con noi, tra poco scopriremo di chi si tratta. Bene, partiamo subito, ma prima vado a salutare il mio compagno di viaggio odierno, giornalista e direttore di Bari Mania, Marco Iusco. Ciao Marco. Ciao Nicola, buon pomeriggio, ben ritrovati ai nostri radioascoltatori. E auguri di buon anno anche a Marco Iusco. Marco. Sì, grazie Nicola. Allora, andiamo avanti, vi ricordo i contatti per interagire con noi, il 393-949-7483, ripeto 393-949-7483, il numero per interagire con noi per le vostre chiamate, messaggi o note vocali tramite ovviamente WhatsApp. Commenti che potrete anche scrivere ovviamente come sempre anche sulla nostra chat, la chat di Spreaker, utilizzabile anche tramite l'app di Radio Biancorossa. E allora, sondaggio nostalgia, quest'oggi un sondaggio nostalgia davvero 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 particolare che secondo me scatenerà un po' i nostri radioascoltatori, perché è anche un po', se vogliamo, un po' ironico come sondaggio. Allora, oggi ci occuperemo di tormentoni di calciomercato, e mi riferisco a quei calciatori più volte affiancati al Bari ma che non hanno mai vestito la maglia biancorossa. Ce ne sono stati veramente tantissimi, ogni sezione di mercato spunta sempre quel nome, ma questo avviene da decenni, nome che poi alla fine non si concretizza mai in nulla. Quindi quello che vi chiediamo è: quale il più grande tormentone di mercato, di calcio mercato, nella storia del Bari? Allora, sono stati, come detto, davvero tanti tormentoni di calciomercato nella storia del Bari, nella storia soprattutto recente del Bari. Qualcuno, anche nel recente passato, ma anche fino a qualche settimana fa, si parlava di qualche nome che poi alla fine non è stato affiancato in questa sessione di mercato. Penso che, ne so, ad Ardemagna, Cacia, giocatori che spesso vengono ripresentati, vengono riproposti o affiancati al Bari. Ma io scelgo un altro calciatore, il suo nome sarà stato affiancato al Bari almeno 10 volte nell'arco degli ultimi 10 anni forse. Sto parlando di Mario Frick, attaccante del Liechtenstein, classe 74, si è ritirato per fortuna, visto che poi subito dopo sono finiti gli accostamenti, nel luglio del 2016, ha vestito le maglie di diverse squadre elvetiche, poi giunse in Italia nel 2000, venne preso dall'Arezzo, poi ha giocato con le maglie di Verona, Ternana e Siena, per poi far ritorno in Svizzera per giocare nel San Gallo. Ha segnato tanti gol in Italia, noi non sappiamo se è stato mai vicino al Bari, ma a più riprese è stato affiancato ai biancorossi. Penso al 2005, c'era Carboni in panchina, o nel 2007 era il Bari di Ladino e Donda. Ma non solo, addirittura questo è un articolo che ho trovato ieri mentre spulciavo un pochino di notizie su Frick. Nel 2009 fu lo stesso Pedullà, l'infallibile Pedullà, Alfredo Pedullà, a dare per fatto il suo approdo in biancorosso dal Siena. Purtroppo però alla fine poi Frick non arrivò al Bari, quindi insomma, se lo disse Pedullà, evidentemente un contatto all'epoca ci fu realmente. Però alla fine Mario Frick non ha mai vestito la maglia del Bari. Io aspetto i vostri messaggi, i vostri tormentoni. Per il momento mi rivolgo a Marco Iusco. Marco, invece, per te qual è il tormentone o i tormentoni di calciomercato?
Nicola, direi che uno già l'hai citato, è proprio Matteo Ordemagni, trequartista, un po' che serve al Bari, non solo trequartista, attaccante. Perché è attaccante, però ha ricoperto anche il ruolo di trequartista. Lui è capitano dell'Ascoli, è esordito insomma nel Milan senza mai giocare, più che altro ha calcato i primi passi da giocatore, ha giocato per una vita nel Perugia e devo dire che quando ero in ritiro a seguire il Bari si parlava fortissimamente, parlò di Mister Torrente, lo voleva, lui quell'anno giocava nel Perugia, parlò insomma quando era ritornato intorno al 2015 a Perugia, però poi non si è fatto più niente. Tra l'altro anche di recente, non noi, però qualche giornalista l'ha accostato al Bari, ogni estate, ogni stagione, mercato estivo, invernale, Ardemagni viene puntualmente accostato al Bari. Caso comunque ormai è giocatore dell'87, ha sempre avuto negli ultimi anni qualche problemino fisico, quindi in realtà non si è mai concretizzato poi questo acquisto, però di sicuro è un giocatore di qualità che se penso fosse giunto in quanti Bari avrebbe dato il suo contributo. Leggiamo qualche commento, sono già aggiunti dei messaggi. Carlo ci scrive: pensando all'ultimo mercato in Serie B, dico Memusciai, per non parlare di Babacar, ora a Lecce. Sì, Babacar è stato affiancato tante volte al Bari quando c'era Angelozzi, sembrava un po' un sogno proibito di quel Bari, Babacar, sì, è vero, anche lui. Poi c'è Antonio che rispolvera un altro nome, Soncin, non so se te lo ricordi, Soncin, un attaccante se non sbaglio. Soncin. E poi cita anche Cacia, Ardemagni, Ciciretti. Sì, Ciciretti c'è un po' meno, non è proprio un tormentone. Poi c'è Alessio che fa il nome di Giovinco. È stato un tormentone, però che è durato solo un anno, una stagione soltanto, poi alla fine non arrivò più. Poi c'è. Ti dico Nicola, scusa se ti interrompo, sì. Giovinco, quell'epoca seguiva il Bari benissimo come sempre, e il Bari aveva già chiuso l'accordo con Giovinco, perché Ventura lo voleva fortissimamente e poi saltò tutto. Però il Bari è stato vicinissimo davvero ad avere un campione come Sebastian Giovinco. E a proposito di Giovinco c'è Paolo che ci scrive da Putignano, che dice: la trattativa di calcio mercato estivo più estenuante, che ricordo, fu quella su Sebastian Giovinco, ricordo ancora i commenti sui forum. Però attenzione, noi non vi stiamo chiedendo la trattativa di calcio mercato più estenuante, ma il tormentone, cioè quel nome che più volte è stato affiancato al Bari, quindi vorrei specificare questa cosa. Intanto c'è un ascoltatore in linea, ciao, benvenuto a Tanto lo capirai. Buongiorno ragazzi, sono Daniele. Ben ritrovato, Daniele. Dire la mia. Mi ricordo di un tormentone che veramente, cioè, se veniva quel giocatore, un attaccante brasiliano, era veramente un colpaccio. Rafael Moura, ve lo ricordate? Ciao. Ciao, ciao. Allora, ora mi hai fatto venire un flash. Rafael Moura, mi sa se un centravanti, mi sa che non era neanche di colore. Questo te lo ricordi tu, Marco? Sinceramente no. Rafael Moura, sì, qualcosina, forse me lo ricordo. Vediamo un po' se troviamo qualche notizia su Wikipedia. Rafael Martignano de Miranda Moura, noto semplicemente come Rafael Moura, calciatore brasiliano, è ancora, gioca ancora, nonostante abbia 36 anni, gioca con il Goiás in Brasile, se non sbaglio. Quindi sì, dovrebbe essere lui. Ha fatto una discreta carriera, vediamo un pochino se riesco a trovare qualche notizia su di lui, vediamo un pochino. Beh, alla fine ha giocato in quasi in molte squadre importanti del Brasile, come il Corinthians, il Fluminense, poi ha giocato con il Locarno in Svizzera, poi ancora poi a tante squadre brasiliane, il Fluminense, Internazionale, Atletico di Mineiro, all'America, insomma ha giocato prevalentemente in Brasile. In Europa ha fatto poco e male. Ora non ricordo quando venne affiancato al Bari, però è un attaccante sicuramente di nome. Insomma, Daniele è andato a rispolverare un giocatore niente male. Intanto c'è Francesco che mi segnala che su Wikipedia danno Nikola Ninkovic come già attaccante del Bari, però come ben sapete, insomma, Wikipedia è modificabile da chiunque, quindi diciamo è veramente poco attendibile, chiunque può modificare una notizia su Wikipedia, quindi aspettiamo l'ufficialità. Prima dovrebbe arrivare quella di Laribi, poi chissà quella di Ninkovic. Abbiamo sentito anche ieri il collega da Ascoli, insomma c'è questa offerta del Bari, c'è una trattativa in atto, finalmente c'è qualcosa di concreto, perché sino a qualche giorno fa
c'erano stati solo dei contatti tra il Bari e l'entourage, però con la società nulla, con l'Ascoli nulla. Ora c'è stata, è stata formulata questa offerta dal Napoli di 1,7 milioni più bonus, vedremo un pochino se andrà in porto, però dare per, non è ancora certo, io mi aspetto prima l'ufficialità di Laribi. Intanto Paolo ci scrive Moura, come cacchio si chiamava, non mi viene più il nome del giocatore. Bene, ci fu l'interesse del Bari nel calciomercato invernale nell'ultima stagione di Serie A, prima stagione di Angelozzi. Alla fine si prese Juseklep, che fece anche bene. Comunque Moura è il nome dell'attaccante, ora non so se la, non conosco il portoghese, ora non so benissimo come si debba pronunciare. Comunque alla fine si arrivò Juseklep. Beh, chiudiamo momentaneamente questa parentesi, che come pensavo, caro Marco, sta attirando i tifosi. Ci sono altri messaggi, li vado a leggere. C'è Gennaro che ci scrive Stellone come in qualità di attaccante, anche lui venne affiancato più volte al Bari però non è mai venuto. Alessio ci scrive Cacia, poi Francesco conferma, per me Cacia batte tutti. Insomma, per il momento Marco, sondaggio vede Cacia vincitore, e mi sa che ci siamo, no? Sì, penso di sì. Cacia tra l'altro è quasi 83, quindi ancora più anziano di Ardemani. Sono giocatori veramente più volte accostati sempre al Bari. Bari può vantarsi però di aver avuto un altro, non Cacia, un Nicola Caccia, che poi ha fatto una buonissima carriera. Nicola Caccia, sì. Intanto sempre Paolo ci scrive Soncin, sì, un altro nome quello di Soncin, che venne affiancato più volte al Bari. Insomma, se la giocano Soncin e Cacia. Allora veniamo al Bari dei giorni nostri, resta comunque sempre aperto il sondaggio, quindi qual è il più grande tormentone di calciomercato nella storia del Bari. Ieri doppia seduta odierna per il Bari di Vivarini, due gruppi si sono alternati al mattino tra lavoro di forza in palestra e lavoro situazionale per le parti. Nel pomeriggio riscaldamento tecnico, poi seduta sfida a ranghi misti vinta dai casaccati verdi. Tabella di lavoro personalizzata a scopo precauzionale per Valerio Di Cesare e Samuele Neglia, mentre Raffaele Bianco, leggermente influenzato, ha svolto la seconda seduta di giornata tra palestra e fisioterapia. Per oggi è in programma una seduta di lavoro pomeridiana alle 14:30. Marco, insomma, tutto sommato buone notizie dalle infermerie, c'è poi qualche problemino per Nelli e Di Cesare, però penso che entrambi saranno arruolabili per la trasferta di Viterbo. Sì, preoccupati diciamo di Cesare, perché ovviamente essendo il capitano e il perno della nostra difesa è fondamentale la sua presenza, anche se Sampione e Perrotta stanno facendo comunque bene. Neglia al momento è quasi un po' fuori dai giochi, perché su di lui ci sono diverse offerte, non ultima anche quella del Monopoli, sì. E quindi penso che comunque, anche se non dovesse essere a disposizione, non sarà un grosso problema. Ho visto, ti posso dire, due giorni fa, martedì, il giorno riservato anche alla stampa, la squadra, e devo dire insomma che li ho visti ben affiatati, ritmi, intensità, tutti agli ordini di mister Vivarini, ma non solo. Si allenano molto sul fraseggio, sulla velocità, e seguono la lettera anche quello che dice il secondo di mister Vivarini, quindi comunque sono molto fiducioso. Ovviamente non sarà semplice, perché abbiamo sospeso un momento di massima forma, e riprendere non è mai il massimo, insomma, riprendere dopo tanto tempo. Apriamo una piccolissima parentesi di calciomercato. Come detto già in precedenza, stiamo vivendo una fase di stallo, perché sono un po' frenati anche. Come sapete, negli ultimi giorni sono fatti tantissimi nomi, si è un po' frenata anche questa corsa al nome negli ultimi giorni, nelle ultime ore. Sei in attesa delle ufficialità, perché siamo arrivati al 9 gennaio. Sicuramente, se arriveranno degli acquisti, non saranno disponibili per la partita di Viterbo, ma se ne parlerà per la prossima. Si aspetta l'ufficialità di Laribi. È un'operazione un po' complessa, perché ci sono altri giocatori. Ieri intanto l'Empoli ha ufficializzato Ciciretti, quindi si aspetta da un giorno all'altro, da un momento all'altro, l'ufficializzazione di Laribi. Per quanto riguarda Ninkovic, l'ho detto prima, bisognerà aspettare, saranno loro due i primi arrivi, sono queste le trattative più calde. Poi ci sono altri giocatori, abbiamo parlato ieri di Melchiorri, situazione al momento in stand by, perché comunque il calciatore ora serve al Perugia. Insomma, ieri abbiamo trattato in maniera approfondita le varie pseudo trattative del Bari, quindi bisognerà aspettare un pochino. Intanto
un altro nome mi stanno facendo, Petropoulos, ma questi ma, no, non sono, forse non ci siamo capiti, non stiamo ricercando l'attaccante magari più la trattativa più strana, ma il tormentone, quindi come ha individuato qualche tifoso il giocatore più volte affiancato al Bari. Allora, andiamo avanti. Ieri ha parlato Amlili che ha dichiarato sul sito della SSC Bari: la pausa è arrivata in un momento in cui stavamo bene fisicamente e mentalmente, stavamo raccogliendo molti punti sia in casa che fuori, ne abbiamo comunque approfittato per ricaricare le energie e ora ci stiamo preparando al meglio per tornare in campo domenica. Siamo concentrati, ci stiamo allenando bene, dobbiamo seguire le indicazioni del mister e cercare di riproporre in campo quello che ci chiede. Contro la Viterbese non sarà una partita semplice, anche perché loro hanno un rendimento casalingo molto positivo. Aspettative per il nuovo anno: quello di migliorare sempre individualmente come squadra, puntando a fare più punti possibili. Marco, si può dire che il Bari riparte da Amlili, perché comunque è un calciatore, ormai è una colonna di questo Bari. Sì, io l'ho detto tante volte, Antinucci migliore per rendimento sotto corta dal profilo realizzativo perché c'è stata la prima giornata, però non è un caso che il Bari ha toppato tra virgolette quando è mancato Zaccaria Amlili. Sì. La sua presenza lì al centro del campo non è solo una diga, ma lo sta dimostrando in questa stagione anche col tiro da fuori, quello che serviva al Bari. Se sono mancati i gol del centrocampista, non si può dire la stessa cosa di Amlili, perché ci prova, ha fatto solo dei gol, dei capolavori, ma forse ne avrebbe potuto avere qualche altro, ma a prescindere dai due gol, Amlili in mezzo al campo è fondamentale. Io lo chiamo leader silenzioso perché non è uno, diciamo, carismatico, però lì in mezzo al campo la sua presenza è decisiva e mi preoccupo quando manca. Intanto un'altra notizia di calciomercato che arriva da Sport Italia: i dirigenti del Bari hanno dichiarato incedibile Simone Simeri. Su di lui c'era un interessamento dalla Salernitana, però secondo i dirigenti del club biancorosso, contattati appunto dai giornalisti, dai colleghi di Sport Italia, il giocatore non si muove. E come abbiamo detto anche ieri, prima di questa smentita ufficiale, insomma, anche per noi era una trattativa molto molto difficile. Simeri sta facendo bene, ha trovato il giusto affiatamento con Antenucci, difficile veramente per il Bari privarsene in questa sessione di mercato, quindi Simeri che resta a Bari e siamo tutti contenti così, giusto Marco? Simeri, insomma, al di là dell'arrivo di un'altra punta, però una coppia che sta funzionando, sarebbe da folli andarla a smembrare. Hai detto bene, Simeri è stata la prima scommessa vinta, come sappiamo, di Vivarini. Pronti via, il pomeriggio ha ereditato una squadra allo sbando di mister Cornacchini. Pronti via, il Bari pareggia col Monopoli dove poteva anche vincere, Simeri rilanciato. La gara dopo contro il Picerno a Potenza, Simeri ha fatto gol. Ma non solo, adesso l'ha detto qualche settimana fa Vivarini, i meccanismi si stanno integrando, i giocatori si ricercano anche senza palla, col singolo sguardo, Antenucci sa dove andare, o viceversa, anche ad occhi chiusi sanno come muoversi. Quindi sarebbe veramente da fuori privarsi di Simeri, che è comunque un guerriero, un combattente, uno di quei giocatori che vorresti avere sempre nel tuo 11, nella tua formazione ideale. Assolutamente, è un calciatore che lotta e dà tutto per la maglia e poi riesce anche ogni tanto a fare anche qualche gol importante, quindi è assolutamente uno dei punti fermi del Bari, fermo restando che un altro attaccante, qualora dovesse partire, soprattutto Ferrari, ci vuole e occorre a questa squadra. Vi ricordo il quesito odierno: qual è il più grande tormentone di calciomercato nella storia del Bari? 393-949-7483 per i vostri messaggi, note vocali o chiamate, oppure c'è la nostra chat di Spreaker. Allora, diamo un'occhiata a qualche articolo di giornale oggi in edicola. Partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno, intervista a Delio Rossi: la Ribi con il Bari, un binomio perfetto, ha qualità e nelle gare decisive non trema. Centrocampista di proprietà del Verona è in cima alla lista preparata da mister Vivarini. E sempre sulla Gazzetta: la Ribi, Ninkovic conto alla rovescia, un po' quello che dicevamo ieri. Si parla anche di Neglia, ha cercato, come diceva anche il nostro Marco Iusco, dal Monopoli. Gazzetta dello Sport: la Ribi non fa più paura, ora segnerà per il Bari. Il trequartista ha spesso fatto gol ai biancorossi, Delio Rossi, lui ha fatto la differenza anche in Serie B.
Infine, Corriere del Mezzogiorno, il Bari aspetta Karim Laribi, Vivarini non si distrae, c'è la gara contro la Viterbese. Allora Marco, Laribi, quindi, che dovrebbe essere il primo arrivo in casa biancorossa, secondo te è un... vabbè, tutti siamo d'accordo, è un ottimo acquisto, ma tu come lo vedresti, meglio come... lo vedresti meglio come trequartista o come mezzala di qualità? Se dovesse arrivare Nicola Niakovic, alla fine giocherà come mezzala, quindi prenderebbe il posto di Schiavone, Amlili, oppure al posto di Amlili, no, Amlili non me lo toccate. Ninkovic invece come trequartista puro è quello che può dare qualcosa di più. Ovviamente entrambi possono completare questo scacchiere. C'è da dire però che comunque, almeno le informazioni, anche se andiamo in casa Empoli sui siti di Marca Toscana, dicono che comunque Muzzi lo sta provando trequartista insieme ad un altro ex biancorosso, Jacopo Dizzi, un altro che dopo che è andato via da Bari è stato accostato più di una volta. Questo per dire che non è sicuro che Laribi possa essere ufficializzato nelle prossime ore, anzi potrebbe essere utilizzato almeno per l'ultima volta domenica. Io mi auguro sinceramente che questi acquisti arrivano quanto prima, perché le altre dirette concorrenti, compreso la regina che ha acquistato Nielsen, sì, appunto, stanno comprando, quindi serve comprare subito e permettere a questi nuovi giocatori, chiunque dovesse arrivare, di integrarsi quanto prima, perché abbiamo il mese di fuoco, il mese più importante questo. E allora siamo giunti all'intervista nostalgia di questa settimana, di questa puntata. Questa settimana con noi un doppio ex di Bari e Viterbese che si affronteranno domenica. Saluto e ringrazio per essere con noi l'ex difensore, tra le altre, anche di Verona, Fidelis Andria e Crotone, Lorenzo Sibilano. Buon pomeriggio, Lorenzo. Buon pomeriggio a voi. Con me il collega Marco Iusco. Buon pomeriggio, Lorenzo. Allora, se avete domande da rivolgere a Lorenzo Sibilano, 393-949-7483, altrimenti la nostra chat di Spreaker. Allora Lorenzo, partiamo da te, sei sempre impegnato con i più piccoli? Sì, mi diverto con i ragazzi, cerco di insegnare qualcosa di buono, dai. Non è facile, però ci stiamo riuscendo, piano piano stiamo ottenendo degli ottimi risultati. Lorenzo, ripensando alla tua carriera, hai qualche rimpianto? Ah, io dico sempre no, perché penso di aver dato sempre il 100% in ogni situazione, quindi proprio perché non volevo vivere di rimpianti. Purtroppo ho avuto degli infortuni nel momento sbagliati che magari potevano orientare la mia carriera verso altre mete. Ecco, tu sei molto legato alla piazza di Verona. Ti chiedo come nasce il tuo affetto per questa piazza? Perché è una piazza anche ultimamente spesso dipinta come razzista, poco accogliente. Poi tu sei di Bari, insomma, un barese apprezzato a Verona. Come accade tutto ciò? Accade perché, come ho detto prima, ho dato il 100% in quella situazione e in quei tre anni non ho notato nessun episodio di razzismo in qualsiasi modo, perché loro, se vedono gente o giocatori che danno il massimo per la maglia, loro ti apprezzano e ti stimano nonostante i risultati, perché noi comunque in quegli anni abbiamo attraversato forse degli anni bui dove ci sono state purtroppo dei problemi a livello societario. Però loro mi hanno sempre apprezzato, mi hanno sempre esaltato in certe situazioni e tuttora, a distanza di anni, comunque mi ricordano in maniera positiva. Tu sei un doppio ex di Bari e Viterbese, come abbiamo detto prima. Che esperienza fu quella di Viterbo? Da quello che ricordo, per me è molto molto importante, per te un po' una sorta di trampolino di lancio, 32 presenze e 2 reti con la Viterbese. Fu un'esperienza fantastica, poi feci anche un altro gol in playoff, aggiunsi diciamo un'altra rete in playoff, quindi 3 reti. Perdemmo in finale contro il Crotone di Gasperini per andare in Serie B, una squadra che era nata per salvarsi e invece si proiettò verso l'alta classifica. Siamo stati per tanto tempo primi in classifica e poi andiamo a fare i playoff che perdiamo contro il Crotone, ma diciamo fu
l'anno della consacrazione, perché l'anno dopo tornai a Bari, che era stato ripescato dopo la retrocessione con Venezia, e lì finalmente ebbi quella fiducia che non avevo avuto negli anni precedenti. Diciamo, mi presi un po' una rivincita. Una rivincita personale, per, comunque era la Viterbese di Carboni, se non sbaglio, quindi una squadra che fece molto molto bene. A Bari sei stato dal 99 al 2003, oltre ovviamente l'esperienza con le giovanili, un totale di 55 presenze e 2 reti. Cosa ha rappresentato per te da barese vestire la maglia della tua città in un momento particolare della storia del Bari? Perché c'era un po', insomma, non c'era grande entusiasmo, diciamolo. Allora, ho fatto qualche anno in più, infatti l'esordio l'ho fatto dal 97-98 con la prima squadra, poi tutte le giovanili, poi diciamo l'ultimo anno è stato nel 2006. Sì. È stata un'esperienza fantastica. A Bari giocare per la propria città è il massimo dei sogni che uno può vivere. È quello che è proprio piacerebbe che tutti i baresi, i giocatori baresi, potessero vivere come esperienza. Comunque è stato positivo, sono stati anni difficili, sì, è vero, perché comunque c'era la contestazione, non venivano neanche tanti. Sì. Allo stadio in quel periodo, però ho vissuto anche gli anni più belli della Serie A, perché comunque con Fascetti il Bari è stato 5 anni in Serie A, io ho vissuto quegli anni lì e sono stati veramente molto molto belli. C'è una partita giocata col Bari che ogni tanto ti viene in mente, oppure che prendi come riferimento magari quando parli con qualche amico, con qualche tifoso, una partita memorabile di Lorenzo Sibilano con il Bari? Ma io penso Bari-Inter, marcavo un certo Bobo Vieri. Feci secondo me una delle più belle partite nel Bari, fece doppietta in Coppa, perdemmo 2-1, però tutti mi esaltarono per la prestazione, perché comunque marcavo un signor giocatore, un signor attaccante, e mi comportai abbastanza bene. L'importante è che non segnò Vieri in quella partita, quindi no, diciamo, esame superato. Vi ricordo che siamo in linea con l'ex difensore del Bari, l'ex capitano del Bari anche, Lorenzo Sibilano. Appesi gli scarpini al chiodo, come hai detto, come avevo detto prima, ha intrapreso però anche la carriera di tecnico accanto a Davide Dionigi. Ti chiedo, questa è una mia curiosità, se questo sodalizio esiste ancora oppure no. Tu ora ti occupi di giovani, ti occupi di altre cose, però qualora dovesse arrivare una chiamata da Dionigi, tu ci andresti oppure no? No, gliel'avevo anticipato, perché non mi andava di aspettare così tanto tempo per una richiesta, per una panchina insieme a lui, che è un grande allenatore, ed è uno delle cose che non capisco del calcio, come mai un allenatore del genere possa rimanere a casa. Però purtroppo è il calcio che non conosco. Ti posso dare io la risposta, Lorenzo, nel mio piccolo? Perché probabilmente Dionigi non fa parte del solito giro. Magari non la dirò in radio, ma ce l'ho. Vabbè, lo dico io, non fa parte dei soliti giri, diciamolo così, dai. Può essere, perché per me è veramente bravo. Diciamo, un metro di paragone ce l'ho, dato che ha avuto allenatori come Ventura, come Ficcadenti, come Sarri, quindi diciamo un po' posso capirne. Però non gli viene data la possibilità, pertanto io ho deciso di intraprendere quest'altro tipo di carriera che mi sta dando veramente delle grosse soddisfazioni, perché vorremmo regalare a questi ragazzi di Bari qualche sogno e quindi magari qualche squadra di un certo livello. Piano piano ci stiamo riuscendo, stiamo raccogliendo delle belle soddisfazioni con la scuola calcio della Levante Azzurro. Ecco, magari in futuro anche, non so se siete già affiliati col Bari o no. No. Collaboriamo, infatti loro hanno dato dei ragazzi dagli allievi regionali che almeno io stanno facendo abbastanza bene, diciamo una sorta di anticamera, e poi torneranno al Bari. Ecco, Lorenzo, tu hai fatto parte comunque del settore giovanile del Bari. Il Bari attuale sta cercando di ricostruire, però come hai detto anche tu si affida a società esterne. Sì, si sta facendo anche bene, qualche calciatore anche convocato nelle nazionali giovanili. Ma secondo te è questa la strada per ricostruire il settore giovanile del Bari oppure no? Vabbè, io diciamo, secondo me si sono mossi molto bene. Hanno anche un ottimo responsabile scouting, un ottimo responsabile del settore giovanile, che ha avuto
piacere di conoscere, noi ci siamo messi a disposizione e è chiaro stanno facendo anche abbastanza bene, dato che stiamo ricostruendo un po' il tutto e non è facile. E il sogno sarebbe avere un centro sportivo, secondo me, e quello è il passo da fare, avere un centro sportivo proprio dove far crescere e allevare i ragazzi e portarli poi pian piano fino alla prima squadra, perché penso che una società come Bari, un bacino di utenza come quello che ha Bari, è quello che debba fare, però questo è quello che penso io. Spazio ai radioascoltatori, c'è Alessio che ti chiede: andavi d'accordo con Carboni e poi ti chiede che rapporto avevi con Fausto Pari? Bah. Allora, mi fa un po' sorridere. Diciamo che con Carboni avevo un grandissimo rapporto, cioè sembrava quasi padre e figlio. Tuttora lo sento e lo stimo e ci sentiamo quando possiamo, riusciamo a vederci. Fausto Pari purtroppo è stato spiacevole, perché diciamo dopo il suo arrivo la conferma mia era quasi cosa certa, però dopo l'infortunio invece non mi confermarono e quindi rimasi a casa e poi andai a Verona. Questo diciamo ecco perché l'ha fatta sta domanda il radioascoltatore, c'era può essere, si ricordava informato su quella situazione. Una domanda per te da parte di Marco Iusco, vai Marco. Lorenzo, tu hai giocato con altri due capitani biancorossi, Gigi Garcia e Gaetano De Rosa. Chi dei due ti ha inculcato, ti ha trasmesso qualcosa di più, e se ritieni che entrambi i giocatori avrebbero potuto realizzare una carriera anche più importante di quella che hanno fatto a buoni livelli? Allora, mi hanno insegnato entrambi, perché uno era un grandissimo marcatore, l'altro era un grandissimo centrale di quelli moderni che sanno giocare la palla, sanno venire fuori con la palla al piede. Di questi tempi giocavano con la sigaretta in bocca a società come Milan, Juve o altre squadre. Sono stato straconvinto di questi, quindi è stato veramente un onore aver giocato anche al loro fianco e aver preso tutti i consigli che mi potevano dare quelle circostanze. Con De Rosa mi sento tuttora, perché anche lui ha aperto diciamo una scuola calcio dalle sue parti e sta ottenendo anche lui con i ragazzi degli ottimi risultati. Sono due grandissime persone, sono veramente felice di aver fatto parte diciamo di quella difesa. Veniamo ai nostri tempi, domenica c'è Viterbese e Bari, che partita ti aspetti? Tu ovviamente segui il campionato, immagino, no? Sì, è una partita tosta, perché purtroppo le partite dopo le feste sono da prendere con le molle. Di sicuro deve essere stata importante la fase della preparazione, anche dal punto di vista fisico, perché è poi tutta benzina che bisogna ritrovarsi per la fase rush finale. Bisogna farsi trovare pronti subito al fischio dell'arbitro, perché non sei pronto e attivo e rischi di fare brutte figure. Capita solito al ritorno dopo la prima partita. Poi la Viterbese comunque è una squadra tosta che purtroppo ci ha tolto punti all'andata e chissà se ora ce li ridà al ritorno, però comunque sarà una gara, sarà molto difficile. Intanto c'è una gara molto aperta, perché al ritorno è difficile. Sì, sì, sono d'accordo con te, soprattutto per quello che hai detto, dopo le feste è sempre difficile riprendere. C'è Marino che su Facebook ci scrive: Lorenzo Sibilano, grande professionista, ottimo difensore, 5 gol fatti con l'Andria in una stagione a Reggiana, Giulianova, Pescina, Taranto e ancora Reggiano. Sarà un tuo tifoso, cioè si ricorda di gol che hai fatto con l'Andria, giusto, tra l'altro? È un grande, sì, lo conosco Marino. Sì, è stata una delle altre belle annate che ho fatto con Ugai, anche oltre alle a delle belle prestazioni anche dei gol. Diciamo avevo questo vizietto del gol sul calcio d'angolo. Il colpo di testa era uno dei colpi principali, sì, delle mie caratteristiche, e quell'anno mi sono tolto delle belle soddisfazioni anche. Mi ricordo bene un po' dappertutto, dai. Non ho girato tantissime squadre, ma con Crotone, Viterbese, Bari, Hellas e Andria, alla fine mi ricordano
Hai lasciato un buon ricordo. E ci rilacciamo alla domanda iniziale che ti ho fatto per quanto riguarda gli impianti. Alla fine nessuno, perché se sei ben voluto, ben visto, ben ricordato ovunque, vuol dire insomma che hai fatto bene. E un'altra domanda da parte di Marco. Lorenzo invece ti chiede in maniera simpatica, di recente è diventato direttore sportivo Antonio Cassano, con il quale hai giocato. Facciamo un giochino: se tu fossi il direttore sportivo del Bari, rinnoveresti il contratto almeno di un'altra stagione al capitano Valerio di Cesare, che ti assomiglia vagamente a te, per, insomma, per stanza fisica, gol di testa e forte, insomma. Sibilano di S. Non posso sapere, sicuro è un gran difensore, che si è calato anche molto bene come mentalità nelle categorie inferiori. Non era facile, bisogna sempre stare dentro, capire sempre le condizioni fisiche di ogni giocatore, le condizioni mentali, perché da un anno all'altro può sempre cambiare. Cioè, se uno sta bene fisicamente, se uno va al campo, è uno dei primi ad andare al campo e l'ultimo ad andarsene, vuol dire che ha ancora stimoli, assolutamente rinnoverà il contratto. Un'altra domanda da parte di un radioascoltatore: secondo te il Bari attuale può vincere i playoff come fece il Verona? Cioè, tecnicamente questa squadra è superiore alle altre? Bisognerebbe vedere anche gli altri gironi, vabbè, è una situazione un po'. Che Sì, gli dici? altri gironi sono tosti, girone A è B. tosto, quindi bisogna vedere anche le altre squadre, però per me il Bari, ora bisogna vedere anche nel mercato che farà a gennaio, ha tutte le caratteristiche per vincere i playoff, se arriva ai playoff. Se poi la regina cala, magari riusciamo ad agguantare il primo posto, non si sa mai, però di Ci credi sicuro è un ancora al primo posto, quotatissimo. Lorenzo? Per me sì, perché non si sa mai. Sbaglio a due partite, la regina, tu sei lì, non sbagli niente, non si sa mai, perché comunque poi dovrai giocare contro la regina e là ti vai a giocare il tutto. Però se non ci riusciamo, di sicuro la cosa positiva è proprio classificarsi come secondo, perché ti libera da tante altre partite precedenti. Infine, siamo in pieno calciomercato, dovrebbero essere Laribi e Ninkovic i primi ad arrivare a Bari. Pedine giuste per ripartire, che dici? Conosco Laribi, per me è un grande acquisto, perché per il modulo che vuol fare l'allenatore è il trequartista ideale, quindi poi può giocare anche come mezzala, secondo me. Infatti oggi leggevo un'intervista, Delio Rossi lo usava anche Sì. come centrocampista, Di qualità. e per me è un grande acquisto, cioè se il Bari dovesse riuscire a prenderlo, di sicuro può fare la differenza. Perfetto, io con questo ringrazio l'ex capitano difensore del Bari, Lorenzo Sibilano, per essere intervenuto ai nostri microfoni. Lorenzo, grazie mille e bocca al lupo per la tua avventura con i giovani della scuola Grazie. calcio. Ripetiamo il nome. Levante Azzurro, Levante grazie a Azzurro. voi. Perfetto, Un ciao abbraccio. Lorenzo, grazie mille. Ciao. Ciao, grazie. E allora, questo Lorenzo Sibilano, Marco, una piacevolissima chiacchierata con l'ex capitano del Bari. Assolutamente, la mia domanda in realtà non era retorica ma sincera, e voleva essere anche indirizzata a lui, perché Sibilano stesso avrebbe potuto fare anche una carriera migliore. A Bari non sempre ha disputato tante presenze, e nei periodi più bui era uno di quelli che gettava anima e sangue, ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia biancorossa. Ha dato, Nicola, che dire, anche indicazioni tecnico-tattiche, perché si vede che è una persona molto preparata, insegna ai ragazzini. Ha citato la scuola di scuola calcio di Gaetano De Rosa, dove là c'è un progetto importante, perché, che va oltre i valori dello sport, perché vengono riqualificati i ragazzini, prima la formazione e poi i valori tecnico-calcistici. E quanto a Sibilano, insomma, un uomo di sport, un uomo di calcio che ha avuto tanti allenatori, quindi averlo avuto quest'oggi, grazie a te, su Radio Biancorossa, è stato un piacere, perché ha dato pillole anche, tra virgolette, di saggezza di una persona esperta di calcio. Diciamo che ha sfatato anche questa leggenda su Verona razzista. Lui è quasi un idolo a Verona. Insomma, ha fatto era, se non sbaglio, c'era anche Bellavista con lui in quel Verona. Sì. Come, ecco, quello che colpisce di
di Sibilano, quel calciatore ben voluto da tutti, è stato in poche piazze, però dove è stato ha lasciato il segno, come ha detto anche lui, quindi un calciatore che ha dato sempre l'anima nel Bari, peccato per quella mancata conferma, come citava, diceva anche lui parlando di Fausto Pari, è stato molto arguto il nostro radioascoltatore a fare quella domanda, ma sicuramente un calciatore che magari poteva proseguire col Bari, poteva diventare una bandiera del Bari, lui Barese Doc, magari c'è stato un po' di superficialità da parte di un direttore sportivo, insomma, che non ha mai dimostrato poi nel corso degli anni di essere, come possiamo dire, uno dei più bravi, ecco, diciamo così per non dire altro. Va bene, allora siamo in chiusura, è veramente tutto per quest'oggi. Io saluto e ringrazio per avermi affiancato il giornalista di Bari Mania Marco Iusco. Ciao Marco, con te appuntamento domenica, tu sarai a Viterbo, quindi ci collegheremo durante, prendiamoci un tè caldo, va bene? Nicola, sì, un'ultima Sì. battuta, vi voglio invitare domani a leggere il quotidiano di Bari perché Sì. c'è una mia intervista esclusiva a Tunkara che ha segnato la doppietta al Bari ed è stato l'unico ad aver segnato la doppietta. Tunkara domenica per nostra fortuna non ci sarà, però ha parlato anche di Mirko Antenucci e lo ha ringraziato per le parole dette in settimana. Grazie a voi. Questo sul quotidiano di Bari, articolo che poi magari troveremo, riusciremo a postare anche su orgogliobarese.it. L'appuntamento con tanto lo capirai è invece per domani, sempre alle 14:15, sempre qui, nella casa dei tifosi del Bari, Radio Biancorossa. Forza Bari e ciao! Tanto non capirai.